Come nasce l'amore di Nuccio Ordine verso la letteratura? L'amore di Nuccio Ordine verso la letteratura è nato, diciamo, un po' da ragazzino. Io mi ricordo, non c'erano, io sono nato in una casa dove non c'erano libri, nel mio paese era difficile trovare dei libri, ma mi ricordo però quando istituirono costruirono le scuole elementari, crearono una piccola biblioteca. E in quella piccola biblioteca io ho cominciato a leggere i primi romanzi e lì ho trovato una passione nella lettura, ma certamente non avrei mai immaginato di fare il mestiere che faccio, e questo non l'ho mai immaginato fino alla fine del liceo. Poi chiaramente è importante anche l'incontro che uno nella propria vita con i professori. Io ho trovato al liceo un professore, Giorgio Franco, molto bravo, che mi ha fatto amare la letteratura, e poi ho trovato anche dei professori straordinari all'università, come Giulio Ferroni, come Alfonso Berardinelli, Dante della Terza, Guido Paduano, insomma, c'erano tantissimi, Giovanni Polara e via dicendo, studiosi di primo ordine che hanno consentito poi di intraprendere la strada che ho preso, ma soprattutto c'è stato anche, come dire, l'apporto straordinario dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, perché quando io leggevo sui giornali che a Napoli andavano grandi maestri come Gadamer, come Paul Ricoeur, come Derrida, come Marc Fiumarolì, allora io prendevo il treno, andavo a seguire questi seminari, e certamente questa cosa per me è stato uno slancio importante per farmi intraprendere questa strada. Qualche anno fa un ministro della Repubblica italiana disse questa infelicissima frase, dice: "Tanto con la cultura non si mangia". Lei come si sente di rispondere ad un'affermazione del genere? Ma io ho risposto più volte a questa affermazione, perché è stata una polemica che ho fatto in diversi miei interventi. E io penso che sia indecoroso per un ministro pronunciare una frase di questo tipo. Sia indecoroso perché se l'ideologia corrente, come ho detto prima, è un'ideologia in cui di fatto la cultura viene disprezzata, perché la cultura non produce profitto, ebbene, io ritengo che la cultura non produce quel profitto che oggi la società utilitaristica, tutta centrata sui soldi, vorrebbe, ma la cultura è fondamentale per la crescita dello spirito. Racconto sempre ai miei studenti una novelletta di Foster Wallace, un grande scrittore, dove a un certo punto lui immagina due pesci giovani che navigano in un acquario e incontrano un pesce più anziano, e il pesce più anziano gli dice, incontra i due pesci e gli dice: "Salve ragazzi, com'è l'acqua?" I due pesci si guardano, nuotano un po' avanti, poi uno dei due dice all'altro: "Ma scusami, ma che cos'è l'acqua?" Ebbene, Foster Wallace vuole farci capire con questo aneddoto che spesso quelle cose più ovvie sono le cose che noi non conosciamo. Ebbene, per noi l'acqua è il liquido amniotico nel quale tutti i giorni siamo immersi, è la cultura, e spesso noi di questo non ci rendiamo conto, e quando leggo e sento pronunciare frasi di questo tipo, come se Pompei, i quattro sassi di Pompei, dicevano alcuni ignoranti leghisti, non possono richiedere uno sforzo economico dello Stato in un momento di crisi, ebbene, questo significa che è un paese che sta andando nel baratro, e questo si vede da quello che accade tutti i giorni. Abbiamo un tasso nel Parlamento italiano di analfabetismo che è veramente preoccupante, come sono preoccupanti alcuni elementi critici di parlamentari o consiglieri regionali che si vanno a comprare le lauree false all'estero, alcuni sembra anche con i soldi dello Stato. Cioè, questa è una cosa molto molto grave.
È un momento difficile, l'unica maniera per poterne uscire è avere coscienza del fatto che se noi non costruiamo cittadini che pensano con la propria testa, continueremo ad avere dei falsi guru che promettono salvezze, benessere, diciamo, io li chiamo anche spacciatori di certezze. Sono spacciatori di certezze che però finiranno per continuare a determinare il destino del paese se le persone non saranno istruite a un punto tale da guardare con spirito critico le sciocchezze che tutti i giorni vengono vendute sui giornali e nelle televisioni. E noi siamo o eravamo una potenza culturale e siamo caduti in un baratro spaventoso. Come mai e come possiamo risollevarci, se possiamo risollevarci? E poi, visto che lei accennava al discorso delle lauree comprate, eccetera, se lei si sente di dare un suo commento sullo scandalo che c'è stato all'Università della Calabria qualche mese fa proprio su questo tema. Allora, punto uno, è chiaro che il nostro paese gode nell'ambito della cultura di un prestigio internazionale straordinario. Il paese nel quale viviamo è un paese che ha una storia importante, una storia che ha dato un contributo importante anche all'Europa. Si pensa alla filosofia, alla letteratura, alla scienza, in vari momenti e in vari, diciamo, con circostanze alterne. Ma io vorrei dire che ancora il nostro paese gode per il suo passato di un prestigio straordinario. Nel Warburg Institute a Londra tantissimi studiosi che lavorano e si occupano di Rinascimento parlano e capiscono benissimo l'italiano. Nel Max Planck di Berlino, dove c'è un gruppo coordinato da Jürgen Renn che studia la storia della scienza nel Rinascimento europeo, tantissimi studiosi parlano l'italiano. Leggevo stamattina che al Collège de France una gran parte dei giovani che vengono assunti nei laboratori di ricerca delle varie discipline provengono dall'Italia. Quindi vuol dire che l'Italia è un paese che ancora riesce a fare qualche miracolo e purtroppo non so quanto tempo durerà, perché è un paese dove i ministri che si sono avvicendati ministeri dell'università e della ricerca scientifica ogni anno tagliano i budget delle scuole, delle università, senza capire che tagliando i budget delle scuole e delle università non vanno altro che tagliare il futuro del paese, perché se non c'è istruzione è difficile cambiare le cose. Questo è un punto fermo per me, perché io sono convinto, e l'ho detto più volte, che in una regione come la nostra la mafia non si combatte con gli eserciti, la mafia si combatte creando dei cittadini in grado di ribellarsi alla delinquenza, creando dei cittadini in grado di accettare la legalità come pane quotidiano e come strumento importante per una vita dignitosa. E la scuola e l'università dovrebbero giocare un ruolo importantissimo dentro questo processo. Per quanto riguarda invece la questione dell'Università della Calabria e dell'inchiesta che è in corso su alcuni esami falsi e via dicendo, ecco, io ritengo che in questo momento bisogna rispettare il lavoro della magistratura e quindi aspettare che la magistratura finisca il suo lavoro, che ci siano i processi, vedere i colpevoli e vedere gli innocenti, e comunque ritengo che la decisione del rettore, del preside della facoltà dell'epoca e dei colleghi della facoltà di lettere di denunciare le anomalie e di fare intervenire la magistratura sia stata una decisione importante e coraggiosa. Se ci sono delle mele marce, è bene che queste mele marce escano dal paniere per evitare di contaminare tutto il paniere.